«Spogliatevi», disse Franz dopo il pranzo, conducendoci in un'altra stanza. «Così ci spogliamo tutti e ci buttammo in una piscina a forma di libellula». Quasi subito, dai due altoparlanti incastrati sul fondo della vasca salì un suono dolce e metallico, e il cloro dell'acqua tremò. Erano i Throwing Muses, un gruppo che non conoscevo. Ci spruzzavamo, eccitati dai bassi di un pezzo punk, oppure fumavamo una Kentucky ascoltando il valzer dei fiori di Tchaikovsky. Io non fumavo, ma mi piaceva ascoltare Tchaikovsky. L'acqua era fredda e ci faceva accapponare la pelle. Poi io e Franz ci sedemmo sul bordo della piscina lasciando penzolare le gambe nell'acqua. Franz si fece portare il carrello dei drink e mi versò un bicchiere. Questa è una grappa danese. I danesi bevono un sorso di grappa e uno di birra. Dicono che la grappa prepara il palato per gustare la birra. Affondai un piede nell'acqua. Due cerchi apparvero e scomparvero. «Perché abbiamo spaccato tutti quei piatti?» chiesi. «È stato un gioco», disse Franz. L'algerino Ali Baba era uscito dalla vasca e fumava sul bordo, a gambe incrociate, guardandoci fisso. Sembrava un pandit, immobile, gocciolante, solo le narici olivastre tremavano. «Babà, ci suoni Chopin?» chiese Davide. «No, vi bacio il culo». «Si dice culo nel jet set?» chiese Luca. «Sì, ma non si dice jet set».